Bolzana tutto è pronto per l'inverno e il Natale con i suggestivi mercatini nella città medievale di Pergine e a Levico, aperti fino al 6 gennaio. Noi siamo pronti perché l'inverno è alle porte e soprattutto il Natale si sta avvicinando. Abbiamo già inaugurato lo scorso weekend i mercatini di Natale nella città di Pergine, la nostra città di medievale che è sotto il bellissimo castello della città, e si sono inaugurati dei mercatini di Natale a tema gnomi. Perché a tema gnomi? Perché riprendiamo la storia della leggenda degli gnomi che scendevano dalla Val dei Mocheni, la bellissima valle incontaminata che abbiamo sopra la valle del Pergine, sempre in Val Sugana, e che venivano a far conoscere i prodotti locali, venivano a distribuire e a vendere l'artigianato che loro producevano durante l'estate e a far assaggiare i prodotti della loro enogastronomia. Quindi un mercatino di Natale a tema gnomi con una bellissima area che è una gnomoland dove i bambini possono giocare e fare tantissimi laboratori sia di cucina che di artigianato locale. E poi questo weekend siamo con il mercatino di Levico all'interno di una location unica che è il Parco Asburgico delle Terme, dove abbiamo anche la residenza, la reggia della principessa Sissi che va a coronare questo bellissimo parco. Ci sono 50 casette lungo i viali del parco, sotto questi alberi secolari si potrà conoscere la gastronomia locale, si potranno comprare i prodotti dell'artigianato e tante altre, fare dei laboratori, giocare, vedere Babbo Natale, c'è un percorso. E ogni weekend abbiamo un festival, dal festival della polenta, il festival dell'uva, il festival delle patate, quindi ogni weekend andremo a assaporare un prodotto tipico della nostra terra. Tutti i due mercatini sono aperti fino al 6 di gennaio, quindi avremo la possibilità di ammirare in location fantastiche e assaporare la vera atmosfera del Natale. E naturalmente Natale e inverno vogliono dire neve, con il comprensorio del Passo Brocon Lagorai, adatto alle famiglie e a tutti gli amanti della natura. In Val Sugana abbiamo un comprensorio sciistico che è quello del Passo Brocon Lagorai, un comprensorio sciistico che è sicuramente adatto alle famiglie, una palestra dove anche i principianti possono iniziare ad approcciarsi a questo sport, ma dove anche chi invece ama la natura selvaggia, ama la natura incontaminata, può assaporare il sapore vero della neve vera, quella neve che vi offre delle bellissime ciaspolate, dello sci alpinismo. Abbiamo comunque all'interno dell'area, abbiamo oltre a uno snowpark, abbiamo la possibilità di avere una pista con dei cronometri messi a disposizione dei turisti che possono cimentarsi in piccole gare di allenamento tra gruppetti. È un territorio incontaminato, dicevamo, perché la Val Sugana è la prima destinazione al mondo che 3 anni fa si è potuta forgiare della certificazione GSCT per il turismo ecosostenibile. Quindi abbiamo il vanto non solo di parlare di ecosostenibilità, ma di offrire la vera ecosostenibilità. E oltre alla natura, da tenere d'occhio ci sono i prezzi. La località sciistica del Passo Brocon è una località sciistica veramente a portata di tutti. Pensi che partiamo da 319 euro, 5 giorni in mezza pensione, in mezza pensione compreso lo ski pass, quindi veramente partiamo a settimane low cost che sono una prerogativa della nostra località proprio per dare la possibilità a tutti di approcciarsi a questo sport. Natura, sport, prezzi per tutti. Per scoprire tutte le offerte, visit valsugana.it.